Le fake news sono considerate un problema globale e oggi più che mai è importante saperle distinguere dalle notizie reali. Per farlo esistono alcune semplici regole che abbiamo riassunto in 10 punti. Il titolo della notizia è sicuramente l'elemento che attira più l'attenzione. Molto spesso l'utente medio si ferma al titolo e non legge l'articolo. Per questo motivo, le fake news sono spesso accompagnate da titoli esagerati e acchiappa like, ma poi, leggendo l'articolo, spesso ci si accorge che o non ha niente a che fare con il titolo o la storia è palesemente falsa. Molto spesso viene leggermente modificato il nome di una testata di informazione accreditata o viene creato un nome simile, ad esempio il Fatto Quotidiano al posto del Fatto Quotidiano. Una notizia riportata da un sito che ha un nome somigliante a quello di un editore affermato quasi sicuramente diffonderà fake news. Le immagini sono molto importanti per veicolare una notizia o per catturare l'attenzione dei lettori. Le notizie false molto spesso contengono immagini ritoccate o che appartengono a un altro contesto o situazione rispetto a quelli della notizia riportata. Per verificare le immagini si può utilizzare Google Immagini o siti come TinEye. Negli articoli dei siti che diffondono notizie false molto spesso si trovano moltissimi errori di battitura o grammaticali. Se è vero che un errore ortografico è possibile trovarlo anche in siti attendibili, se questi sono presenti in gran quantità, molto probabilmente si tratterà di un editore poco serio e la possibilità che quello che stiamo leggendo sia falso o poco accurato è molto alta. Se la storia che stiamo leggendo ci sembra incredibile o scioccante, controlliamo se altre testate accreditate riportino la notizia. Se non troviamo traccia della notizia, dubitiamo della sua veridicità. Quando leggiamo un articolo, controlliamo la data di quando il fatto raccontato è accaduto. Spesso si utilizzano vecchie notizie in un contesto diverso per fini propagandistici o per acchiappare qualche like e condivisione. Se l'articolo che abbiamo letto non ci convince, possiamo fare una ricerca sull'autore, cerchiamo il suo nome su Google e se non troviamo niente, molto probabilmente si tratta di uno pseudonimo e quindi spesso di un articolo falso. Se a non convincerci invece il sito internet su cui è presente l'articolo, andiamo nella sezione About Us, controlliamo chi c'è dietro la piattaforma e facciamo una ricerca su Google. Molte volte dietro a siti di fake news si nascondono società note per monetizzare con la condivisione di articoli fasulli. Esistono molti siti satirici che pubblicano notizie false con lo scopo di far divertire gli utenti. A volte è difficile distinguerli dalle notizie vere, ma se quello che stiamo leggendo è molto particolare o inusuale, beh, forse si tratta proprio di un sito del genere. L'ultima regola è quella di pensare sempre prima di condividere un articolo. Le fake news sono create apposta per stimolare in noi una reazione immediata, sono pensate per parlare alla pancia della gente e scatenare rabbia e indignazione. In rete esistono moltissimi siti internet che permettono di segnalare notizie false o di verificare l'attendibilità di una notizia. Sono strumenti che vanno utilizzati perché le fake news sono un problema dilagante nel mondo virtuale, un problema che può avere drammatiche ripercussioni nel mondo reale.